Euroregione News. UNESCO Cities Marathon Sport, solidarietà e volontariato. Domenica scorsa il grande serpentone di 1500 partecipanti alla UNESCO Cities Marathon si è snodato lungo le strade regionali e provinciali da Cividale ad Aquileia, passando per Palmanova. 15 nazioni e 5 continenti rappresentati, con un trend in crescita rispetto alle edizioni precedenti. Al di là dell'importante valenza atletica e sportiva, UNESCO Cities Marathon va definita come un caso unico al mondo di maratona che collega sull'esatto percorso di 42 km e 195 metri due città patrimonio UNESCO che in prospettiva diventeranno tre con Palmanova. Con l'impatto mediatico di eventi sportivi potenzialmente in grado di conquistarsi ribalti internazionali aumenta ulteriormente la velocità di promozione per luoghi che già beneficiano dell'inserimento nella lista mondiale dei patrimoni tutelati dall'UNESCO. L'aspettativa è quella di vedere, oltre al pubblico, sempre più parabole satellitari di media internazionali a completare lo scenario festoso dell'arrivo degli atleti. Questa maratona è anche espressione della solidarietà, con la presenza massiccia di organizzazioni come Auxilia Onlus, Smile Again e Fidapa, e del volontariato, Protezione Civile, Alpini, Croce Rossa ed altre organizzazioni che, con la collaborazione delle forze dell'ordine, sono le sole che rendono possibili eventi di tale portata. Anche presa da questo punto di vista, la UNESCO Cities Marathon ha fornito ampia dimostrazione di quali forze, uomini e donne in giacca gialla fosforescente, siano state messe in campo a presidiare fin dalle prime ore del mattino l'intero percorso da Cividale ad Aquileia e nei vari servizi necessari allo svolgimento della manifestazione. Così ha commentato a caldo Giuliano Gemo, presidente del comitato gestore della maratona. Non dimentichiamo che noi siamo partiti con il primo anno 500, l'anno scorso ne abbiamo fatti 1050, quest'anno 1500, quindi è un crescendo credo incredibile. Siamo solo alla terza edizione, dimentichiamoci, dopo tre edizioni arrivare a tenere conto che noi qui abbiamo delle eccellenze mondiali per quanto riguarda la solidarietà. Euroregione News.